Cappuccetto rosso. C'era una volta una dolce bimbetta. Solo a vederla le volevano tutti bene, e specialmente la nonna, che non sapeva più che cosa regalarle. Una volta le regalò un cappuccetto di velluto rosso, e poiché le donava tanto ed ella non voleva portare altro, la chiamarono sempre Cappuccetto Rosso. Un giorno sua madre le disse: «Vieni, Cappuccetto Rosso, eccoti un pezzo di focaccia e una bottiglia di vino. Portagli alla nonna, è debole e malata e si ristorerà. Sii gentile, salutala per me e vada brava senza uscire di strada. Se no cadi, rompi la bottiglia e la nonna resta a mani vuote». «Sì, farò tutto per bene», promise Cappuccetto Rosso alla mamma e le diede la mano. Ma la nonna abitava fuori, nel bosco, a una mezz'ora dal villaggio. Quando Cappuccetto Rosso giunse nel bosco, incontrò il lupo, ma non sapeva che fosse una bestia tanto cattiva e non ebbe paura. «Buongiorno, Cappuccetto Rosso», disse questo. «Grazie, lupo!» «Dove vai così presto, Cappuccetto Rosso?» «Dalla nonna!» «Che cos'hai sotto il grembiule?» «Vino e focaccia per la nonna debole e vecchia. Ieri abbiamo cotto il pane, così la rinforzerà». «Dove abita la tua nonna, Cappuccetto Rosso?» «A un buon quarto d'ora da qui, nel bosco, sotto le tre grosse querce. Là c'è la sua casa e sotto la macchia di noccioli, lo saprai già», disse Cappuccetto Rosso. Il lupo pensò fra sé: «Questa bimba tenerella è un buon boccone prelibato per te, devi fare in modo di acchiapparla». Fece un pezzetto di strada con Cappuccetto Rosso, poi disse: «Guarda un po' quanti bei fiori ci sono nel bosco, Cappuccetto Rosso. Perché non ti guardi attorno? Credo che tu non senta neppure come cantano dolcemente gli uccellini. Te ne stai tutta seria come se andassi a scuola ed è così allegro nel bosco». Cappuccetto Rosso alzò gli occhi e quando vide i raggi del sole filtrare attraverso gli alberi e tutto intorno pieno di bei fiori, pensò: «Se porto alla nonna un mazzo di fiori le farà piacere, è così presto che arrivo ancora in tempo», e corse nel bosco in cerca di fiori. E quando ne aveva colto uno, credeva che più in là ce ne fosse uno ancora più bello. Correva lì e così si addentrava sempre più nel bosco. Il lupo, invece, andò dritto alla casa della nonna e bussò alla porta. «Chi è?» «Cappuccetto Rosso, ti porto vino e focaccia, aprimi!» «Non hai che da alzare il saliscendi!» gridò la nonna. «Io sono troppo debole e non posso alzarmi!» Il lupo alzò il saliscendi, entrò e senza dir motto andò dritto al letto della nonna e la inghiottì. Poi indossò i suoi vestiti e la cuffia, si coricò nel letto e tirò le cortine. Ma Cappuccetto Rosso aveva girato in cerca di fiori e quando ne ebbe raccolti tanti che più non ne poteva portare, si ricordò della nonna e si mise in cammino per andare da lei. Quando giunse si meravigliò che la porta fosse spalancata ed entrando nella stanza ebbe un'impressione così strana che pensò: «Oddio mio, che paura oggi! E dire che di solito sto così volentieri con la nonna!» Allora si avvicinò al letto e scostò le cortine. La nonna era coricata con la cuffia abbassata sulla faccia e aveva un aspetto strano. «Oh nonna, che orecchie grandi che hai!» «Per sentirti meglio!» «Oh, nonna, che occhi grossi!» «Per vederti meglio!» «Oh, nonna, che mani grandi che hai!» «Per afferrarti meglio!» «Ma nonna, che bocca spaventosa!» «Per divorarti meglio!» E come ebbe detto queste parole, il lupo balzò dal letto e ingoiò la povera Cappuccetto Rosso. Poi, con la pancia bella piena, si rimise a letto, s'addormentò e incominciò a russare sonoramente. Proprio allora passò lì davanti il cacciatore e pensò fra sé: «Come russa la vecchia! Devi darle un'occhiata se ha bisogno di qualcosa!» Entrò nella stanza e avvicinandosi al letto vide il lupo che egli cercava da tempo. Stava per puntare lo schioppo quando gli venne in mente che forse il lupo aveva ingoiato la nonna e che poteva ancora salvarla.
Così non sparò, ma prese un paio di forbici e aprì la pancia del lupo addormentato. Dopo due tagli vide brillare il cappuccetto rosso e dopo altri due la bambina saltò fuori gridando: «Che paura ho avuto! Era così buio nella pancia del lupo!» Poi venne fuori anche la nonna ancora viva e Cappuccetto Rosso andò a prendere dei gran pietroni con cui riempirono il ventre del lupo. Quando egli si svegliò, fece per correr via, ma le pietre erano così pesanti che subito cadde a terra e morì. Erano contenti tutti e tre. Il cacciatore prese la pelle del lupo, la nonna mangiò la focaccia e beve il vino che le aveva portato Cappuccetto Rosso, e Cappuccetto Rosso pensava fra sé: «Mai più correre sola nel bosco, lontano dal sentiero, quando la mamma te lo ha proibito».